Innanzitutto benvenuti e grazie di questa vostra partecipazione così numerosa questa sera. E dobbiamo dire che voi siete un pubblico selezionato perché stasera qui a Bologna c'erano concerti, conferenze e altro genere, quindi voi avete scelto il meglio e poi ve ne renderete conto. Il mio compito infatti è quello di presentare questi due personaggi che non hanno bisogno di essere presentati, perché Lucio Caracciolo ormai è di casa qui, è martedì di San Domenico, quando abbiamo dei problemi internazionali difficili da affrontare, a discutere, lo chiamiamo e in questo periodo di emergenza continua dovrebbe fare piata stabile qui da noi, perché ne abbiamo sempre questi problemi urgenti che tutti stiamo vivendo, no? E lui è la persona più competente per affrontarli con serietà e competenza. Massimo Franco, che voi conoscete perché tra i giornalisti del Corriere della Sera è tra i più conosciuti, è la prima volta però che viene ai nostri martedì di San Domenico. Abbiamo questo piacere, questo onore, anche se ricordavo prima, tempo fa, quando lui scrisse questo libro importante sui rapporti tra Benedetto XVI e Papa Francesco, qui abbiamo presentato alla Borsa, e adesso stasera ci presenta questa ultima grande fatica che è l'opera che ha pubblicato questo libro intervista, frutto di una lunga intervista col prefetto dell'Archivio Vaticano, quell'archivio che si chiamava Archivio Segreto e che adesso si chiama Archivio Apostolico. Ma in origine ancora si chiamava Archivio Apostolico nel 1600, quando fu inaugurato. E Papa Francesco nel 2019 ha chiesto di cambiare di nuovo il titolo e una delle domande che Massimo Franco ha fatto a questo prefetto dell'Archivio Apostolico Vaticano è proprio questa domanda che troviamo nel suo libro: perché Francesco ha deciso di cancellare l'aggettivo segreto? E il prefetto, Monsignor Sergio Pagano, che risponde: la decisione si deve alla forte sensibilità del Papa di fronte a un'esigenza di trasparenza. La sua volontà è che la Chiesa agisca senza quelle che possono essere considerate tendenze o tentazioni a nascondere o faziosità. Poi il dialogo continua, dice: ma in che cosa consiste poi questo passaggio? Il prefetto ammette che è più una cosa di nome che di fatto, no? Perché questo archivio ex segreto del Vaticano era già aperto al consultazione degli studiosi già dal tempo di Leone XIII, quindi alla fine del 1800, e poi è stato sempre più reso accessibile, ma credo che questa sia la prima volta che un giornalista ha avuto modo di esplorare tutti questi archivi accompagnato dal prefetto lo ha portato in quello che è chiamato il bunker, no? Dell'archivio lungo quanti chilo, 50, più, 86. 86 chilometri, quindi è pieno di materiale su cui hanno avuto modo di confrontarsi. E la lettura di questo libro mi ha dato questa impressione che prima di tutto è frutto dell'incontro di due persone che si rispettano, che si confrontano onestamente con fiducia e
E questo rapporto emerge molto bene da questa serie di domande e risposte che ripercorrono tutta la storia della Chiesa dal tempo di Galileo, del processo di Galileo, e Monsignor Pagano è stato uno specialista nello studio di questo processo, poi in tutte le alterne vicende che ci sono avute nel corso della storia, soprattutto quando Napoleone aveva voluto sequestrare questo archivio e portarlo in Francia, e un altro momento delicato è stato quando il Regno d'Italia è entrato a Roma e ha voluto mettere le mani anche su questo archivio, ma poi questo archivio ha seguito tutte le vicende più importanti e delicate della storia della Chiesa del Novecento, del modernismo, soprattutto la questione delle guerre e nell'ultima guerra mondiale il problema del ruolo che Pio XII ha avuto in questo. Il libro, l'intervista, qui dedica addirittura due capitoli a questo problema. E secondo me emerge tutta anche l'onestà e l'umanità anche di questo testimone degli archivi che insieme con Massimo Franco ha ripercorso queste storie. Ma ecco, io non voglio portare via altro tempo, soprattutto direi di chiedere a lui qual è stato il frutto di questa esperienza che ha potuto fare, lunga esperienza, durata anni, e che è in un volume di 400 pagine, quindi non è una piccola intervista, ma è un percorso storico che chiedo proprio a Massimo Franco di richiamarci e di spiegarcelo. Molte grazie, grazie a tutti. È il caso di dire questa sera molti ma buoni, perché di solito è il contrario, pochi ma buoni, invece siamo molti ma buoni, quindi questo è un elemento in più per ringraziare il Centro San Domenico e tutti voi per la presenza. Il libro in realtà non è stato una fatica, è stato un viaggio nella storia accompagnato da un personaggio abbastanza eccezionale, perché Monsignor Pagano credo che alla maggior parte anche dei presenti non dicesse nulla come nome, perché il tipico studioso, pochissimo conosciuto, ma una delle persone più potenti e rispettate del Vaticano, proprio perché è una persona riservatissima, schiva, che una volta mi ha confessato, rispetto a tanti cardinali, tanti vescovi che a Roma frequentano salotti, escono magari la sera, condividono questa mondanità deteriore che c'è spesso a Roma, cioè le mie feste sono i documenti. In effetti è un uomo che ha lavorato nell'archivio segreto vaticano per 44 anni, è prefetto, cioè capo dell'archivio segreto dal 1997 e dal 2019, 22 ottobre, è capo dell'archivio apostolico vaticano. Cambio di aggettivo che non avveniva dal 1626. E che è stato motivato con questa esigenza di trasparenza. Io su questo sono un po', non voglio apparire malizioso, però intanto ho la sensazione che segreto e trasparenza non siano antitetici, semmai sono antitetici trasparenza e opacità, perché credo che in realtà invece il segreto sia necessario per le istituzioni, sia religiose sia secolari, quando si tratta di proteggere alcuni aspetti della vita di queste istituzioni. Non ho mai creduto alla retorica della trasparenza, mi ricorda sempre lo streaming o le votazioni in diretta dei grillini,
Cioè queste cose che sono una caricatura di democrazia diretta in realtà sono una grande manipolazione della volontà dell'opinione pubblica e spesso di minoranze. Ma dicevo, ho capito qual era il motivo, ed era un motivo di volontà di mostrare una Chiesa aperta, anche se privato, mi spiegava Monsignor Pagano, nasce dal fatto che l'archivio del Papa, segreto, vuol dire privato. Era questa la ragione principale. Ma qual era l'ulteriore ostacolo? Che per molti benefattori, statunitensi e tedeschi soprattutto, questo termine richiamava qualcosa di quasi luciferino, come se coprisse dei segreti inconfessabili. E quindi, anche per questo motivo, alla fine si è deciso di cambiare l'aggettivo, con un particolare che non va taciuto e che difatti nel libro Monsignor Pagano, con molta onestà intellettuale, riconosce, e cioè che da ottobre del 2019, quando è stato deciso il cambio di aggettivo, sono passati 7 mesi e nel giugno del 2020 è stata creata una fondazione nella Georgia degli Stati Uniti che si chiama Treasures of History, Tesori della Storia, che è una fondazione ad hoc che finanzia gli studi dell'Archivio Apostolico Vaticano. Quindi con un po' di malizia si potrebbe pensare che abbiano contribuito esigenze di trasparenza ed esigenze economiche. Ma al di là di questo aspetto, vorrei spiegare che questo libro è nato dopo un lungo inseguimento, perché Monsignor Pagano alla fine ha accettato nell'ottobre del 2022, dopo che diverse volte ne avevamo parlato, ma alla fine non si era riusciti a trovare questo clima di fiducia reciproca, anche perché un uomo estremamente riservato, è figlio della Liguria povera, figlio di un operaio comunista e di una casalinga che per arrotondare il bilancio familiare faceva la contadina, che ha studiato grazie ai Barnabiti e che poi è arrivato all'archivio. Ed è un personaggio particolare perché voi dovete pensare che gli sono passate sotto il naso tutte le carte più riservate del Vaticano. È stato lui che ha avuto il compito di studiare il processo a Galilei in vista della riabilitazione voluta da Giovanni Paolo II, con un episodio che raccontiamo nel libro, che a un certo punto un cardinale francese lo chiamò e gli disse: se lei trova qualcosa di compromettente per la Chiesa, lo distrugga. E lui racconta di essere uscito raggelato da questo colloquio, in realtà non nascose nulla, e andò avanti. Ed è anche la persona che ha scoperto, in un angolo nascosto di questo immenso archivio vaticano, le carte di Monsignor Benigni, una rete di spie messa in piedi da questo Monsignore, per conto di Pio IX, per perseguitare tutti i modernisti, che fossero davvero modernisti o solo in odore di modernismo. Ed erano dei faldoni senza intestazione che il Vaticano aveva acquistato per nasconderli, perché non fossero mai trovati. Monsignor Pagano, in tutte le sue peregrinazioni nei sotterranei, un giorno li ha trovati, ha capito che cos'era e li ha resi pubblici. Quindi è una persona che rispetto alla storia ha un atteggiamento, uso un aggettivo forse poco gradito, ma un atteggiamento molto laico, molto rispettoso della storia. Non nasconde nulla. Magari non ti dice, ma ti spiega che non te lo può dire. E quindi questo, secondo me, ha reso questi 32 incontri che abbiamo avuto per un anno senza che nessuno sapesse nulla, neanche in Vaticano, particolarmente interessanti perché ad ogni angolo si scopriva un pezzo di storia ed era a volte una storia spiazzante. Lei prima ha citato giustamente l'apertura di Leone XIII. Anche su questo Monsignor Pagano è molto onesto nel libro,
perché dice che in realtà l'archivio segreto vaticano fu aperto agli studiosi alla fine dell'Ottocento per un motivo molto concreto, che c'era il rischio che venisse sequestrato dal governo italiano che era ostile al Vaticano. E quindi l'alternativa era o aprire o correre il rischio di un sequestro e di un'appropriazione dell'Italia, dei Savoia, di questo archivio. Questo fu il motivo per il quale fu aperto. E questo lo dice con molta franchezza Monsignor Pagano. E la cosa che è interessante in questa lunga intervista storica è vedere il passaggio della storia vaticana da un sostanziale eurocentrismo ad una visione molto più legata al mondo in generale e in particolare nel Novecento ai rapporti con gli Stati Uniti. Questo è il passaggio, cioè il Vaticano dell'inizio del Novecento capisce prima di altri che il baricentro della potenza economica, della potenza militare si sta spostando dall'Europa agli Stati Uniti, con la Prima Guerra Mondiale che è il grande spartiacque. Non a caso uno degli episodi che riportiamo e dei documenti che riportiamo sono dei telegrammi cifrati che il segretario di Stato Gasparri mandò al delegato apostolico a Washington, Bonzano. Allora non c'era il nunzio, perché non c'erano relazioni diplomatiche piene con gli Stati Uniti, che sono state istituite solo nel 1984 tra Reagan e Giovanni Paolo II, perché quella era una potenza protestante che detestava l'idea di avere rapporti diplomatici con una potenza straniera e con un papa straniero. Quindi c'è sempre stato questo pregiudizio protestante molto forte. 1922, cosa succede? Sta morendo Benedetto XV e si scopre che nella cassaforte non c'è una sola lira. Ha dilapidato tutto, con cose meritorie e altre meno meritorie. Gasparri scrive ai vescovi americani e ai cardinali americani di mandare immediatamente dei soldi, tutti i soldi che hanno in cassa, perché altrimenti non è possibile il conclave. Arrivano in 2-3 giorni questi soldi, questi dollari, sono specificati nel libro fino all'ultimo cent, e questo rende possibile il conclave, ma questo fa anche capire come si comincia a saldare un rapporto molto più stretto di quanto non sia stato tradizionalmente. Questo fa capire cosa c'è nell'archivio. Già abbiamo due elementi che spiazzano, perché primo, Leone XIII, l'apertura dell'archivio non è stata solo un'apertura mentale da parte di un pontefice lungimirante, è stato uno stato di necessità che il Vaticano ha applicato a proprio vantaggio per evitare guai peggiori. Secondo elemento spiazzante, questo del conclave, non si sapeva, e lì si trovano le carte che ti dicono che in realtà gli americani hanno salvato il conclave del 1922 che portò all'elezione di Pio XI e poi in qualche modo sono stati premiati con dei cardinali, cosa anche quella che ha sconvolto l'eurocentrismo della Chiesa, perché molti cardinali, soprattutto spagnoli, francesi, sono lamentati che Pio XI avesse privilegiato gli statunitensi. Quindi un altro elemento. E poi devo dire, la cosa incredibile è che quando si parla con Monsignor Pagano e si visita con lui l'archivio, perché è inutile stare a dire, senza Monsignor Pagano questo libro non sarebbe stato possibile. Avere come guida in un oceano di carte sconfinato la persona che le conosce meglio in assoluto in Vaticano è un privilegio impagabile. Dico solo che mentre stavamo esaminando in questo bunker, che sono due piani di cemento armato a prova di bomba, che sono sotto al cortile della Pigna, quando voi andate ai Musei Vaticani, li visitate, uscite nel cortile, ci sono le panchine, i bambini che giocano, sotto ci sono a 10 metri due piani di cemento armato con l'80%
dei documenti vaticani più riservati. E lì è vero, non si può accedere, ma io ci sono andato solo perché, facendo il libro, ci sono stato portato da lui, perché altrimenti giustamente non è possibile entrarci. Siamo stati insieme quasi 4 ore lì in mezzo. E la cosa che mi ha colpito, stavamo esaminando dei medaglioni mandati da zar, imperatori, e a un certo punto ha aperto una cassettiera, ha tirato fuori una busta, ha detto: ma cos'è questo? E non credo che fingesse, eh? Era una lettera di Giacomo Leopardi che chiedeva alla rappresentanza pontificia a Napoli di essere esentato dalle tasse, perché lui era di Recanati e quindi non doveva pagare le tasse. Qualcuno subito ha tradotto che era un tirchio che non voleva pagare le tasse, ma questo per far capire cosa si trova lì ogni volta che si gratta un minimo. E l'altra cosa che mi ha colpito, sono andato una volta con un mio amico americano, un editore statunitense, a trovarlo, e si parlava delle razzie di Napoleone, che traumatizzò il Vaticano portando tutto l'archivio con dei carri buoi in Francia, rovinandolo, documenti venduti ai fornai di Parigi per incartare il pane, documenti venduti sotto banco, una cosa, uno scempio. E io chiesi a Monsignor Pagano: ma di queste razzie, in queste razzie non si salvò nulla? Lui mi ha guardato e ha detto: sì, si è salvato questo. Si è alzato da questo tavolo enorme dove eravamo seduti, che poi nel risvolto di copertina, ha aperto un armadio anonimo nel suo ufficio dietro a noi, ed è apparso un enorme pergamena in latino con un grappolo di sigilli di cera rossa. Scusi, questo che cos'è? Cioè, questa è la petizione dei nobili che nel 1530 chiesero al Papa di annullare il matrimonio di Enrico VIII perché potesse sposare Anna Bolena. Scusi, ma è una cosa enorme. Come avete fatto a nasconderla ai francesi? Molto semplice, venga. Siamo usciti dalla sua stanza e nell'anticamera c'era un enorme trono di legno. Lo ha girato, c'era un cassetto segreto, fu piegato e salvato nascondendolo in questo cassetto. Ecco, questo per farvi capire cosa c'è lì e cosa si scopre lì grazie all'aiuto di un personaggio di questo tipo. E la cosa bella è che poi gli disse: ma vedo che alcuni di questi sigilli sono vuoti, come mai? L'avete rovinati, sono persi? Cioè, no, quelli sono i sigilli di tutti i nobili che si sono rifiutati di sottoscrivere la petizione. Ah, e come ha reagito Enrico VIII? Li ha fatti ammazzare tutti. Ecco, questo insomma per far capire che cos'è l'archivio e che cos'è una persona che ha in mano le informazioni vere sulla storia, che è una storia forse segreta, forse poco conosciuta, ma che secondo me lui ha voluto cominciare a divulgare. Questo credo sia un grande passo avanti e una dimostrazione non solo di coraggio, ma di voglia di far capire che segretezza e omertà sono due cose molto diverse. Bene, grazie Massimo. Mi sembra abbastanza centrato un passo della vostra intervista a Monsignor Pagano, dove lui ha una sua domanda precisa: perché si è reso disponibile a questa operazione, a questa intervista? Ha risposto con molta sincerità. Le buone intenzioni e anche il fatto, dice, io sono alla fine del mio mandato e desidero un po'
rendere conto di quello che ha fatto. Risponde con questa domanda, con queste parole. Ho pensato che forse alla gente che sa poco di queste cose interesserà conoscere l'opinione, se non altro, di uno che le carte della storia un po' le ha studiate. Ho accettato perché il mio mandato sta per scadere e questa era un'occasione buona per lei, per conoscere quello che succede, sia per me, per riflettere sul mio passato qui. È una dichiarazione che fa parte di questa sincerità, no? Con quella quale Massimo Franco ha detto a un certo punto come attraverso l'archivio anche ci si rende conto di questo passaggio che è avvenuto nel Novecento da un eurocentrismo a un rapporto con il mondo diverso, più vasto, che è passato anche dagli Stati Uniti d'America. E se Massimo Pagano chiede che la Chiesa in qualche modo è superiore a questi passaggi, è anche vero, perché se ci pensiamo la Chiesa è passata attraverso l'Impero Romano, attraverso il Medioevo, attraverso le nazioni, l'assolutismo dell'epoca moderna e soprattutto nel Novecento attraverso questo difficile confronto che il libro mette ben in risalto del rapporto tra il totalitarismo dei nazisti del comunismo sovietico e poi questo passaggio dopo la guerra del confronto con gli Stati Uniti, tutte cose che a me, quando studiavo storia della Chiesa, mi faceva dire beh, la Chiesa ha qualche cosa che gli permette di passare attraverso diverse civiltà. Ma questa è una domanda che voglio passare a Lucio Caracciolo, anche su questo pessimismo della storia. Oggi come cosa possiamo pensare del rapporto tra la Chiesa e la situazione così difficile in cui ci troviamo? Sicuramente dirò qualcosa su questo, ma vorrei far notare che ci voleva un pagano per aprire i segreti archivi della Chiesa Cattolica. Che è un segno dei tempi. Questo libro Rivelazione, scritto da Massimo, che vivamente consiglio di leggere, è credo un segnale, intanto un segnale della crisi del potere della Chiesa, perché c'è una relazione direi abbastanza stretta tra il segreto e il potere, un potere che non è segreto, non è un vero potere, naturalmente non un segreto assoluto, ma insomma sui sancta sanctorum non si scherza. Ma su questo dirò qualcosa dopo. Certamente quello che colpisce anche nel racconto, Massimo mi ha raccontato anche un po' di episodi di questo rapporto, è il fatto che la Chiesa disponga di un sapere, perché i segreti sono sapienza e conoscenza, di cui nessun altro può, non dico raggiungere il livello, ma nemmeno avvicinarlo. Non c'è nessuno Stato, nessuna potenza, nessun gruppo al mondo che abbia una profondità storica di 2000 anni, anche se gli archivi cominciano un po' dopo, e che abbia avuto l'influenza che ha avuto nel mondo. Penso alla scelta di nascondere quei documenti ai Savoia e viva, perché se fossero finiti in mano ai Savoia sarebbero tuttora segreti, come sono segreti i documenti di casa Savoia. Quindi viva il Papa. Ciò detto, la questione della trasparenza. Sono d'accordo con Massimo che non c'è una uguaglianza tra trasparenza nel senso di liberare dal segreto dei documenti di grande valore storico e poi effettivamente una trasparenza nei comportamenti. Penso per esempio al fatto che questo Papa, come atto più importante io credo della sua geopolitica, abbia stipulato un trattato segreto con la Repubblica Popolare Cinese, che evidentemente ha un'importanza epocale, tanto perché segnala una dimensione strategica dell'evangelizzazione, cioè l'Asia e la Cina in particolare,
e poi perché dimostra come la Chiesa in 2000 anni abbia acquistato un certo uso di mondo e quindi abbia accettato di stipulare un accordo segreto con un regime che sul segreto basa il suo potere, cioè quello del Partito Comunista Cinese. E qui naturalmente si potrebbe aprire una discussione infinita su quanto sia lecito stipulare degli accordi di valore strategico come quello fra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese, tenendoli segreti. Io credo che la scelta della diplomazia vaticana sia stata una scelta prudenziale dovuta anche alle differenze che esistono, uso un termine gentile, alle differenze che esistono fra i cattolici cinesi, fra coloro che si sono più compromessi con il regime e coloro che invece continuano a osteggiarlo e soprattutto a esserne osteggiati. E quindi da un lato la necessità di tenere compatta la Chiesa cinese, che comunque sono diverse decine di milioni di fedeli, rispetto a un potere ateo, o meglio di un potere che ha la religione di se stesso. Dall'altra parte è un po' difficile evocare la trasparenza e poi come principale atto della tua politica estera appunto stipuli un trattato segreto. D'altronde noi abbiamo una Costituzione italiana che ostacola, impedisce la possibilità di fare dei trattati segreti, ma noi abbiamo fatto una quantità di trattati segreti, per esempio quelli con gli Stati Uniti per la gestione delle basi americane nei nostri territori e che abbiamo accettato di mantenere segreti pro bono pacis. E la lista potrebbe essere lunga. Quello che però appunto mi colpisce, se è vero, può essere completamente sbagliato, quello che io vedo, cioè una crisi identitaria profonda della Chiesa Cattolica, forse questo gesto, che è un gesto insieme di saggezza, ma forse anche un po' di disperazione, che il prefetto dell'archivio ex segreto ha voluto fare, di disperazione e anche un po' di protesta forse, è appunto il segnale di un organismo che si trova di fronte a delle sfide cui non era preparato in una fase storica in cui tutto sembra trasparente attraverso i media, i cosiddetti social media, il fatto che sappiamo tutto apparentemente di quello che accade in tempo reale e poi in realtà non sappiamo quasi niente perché la confusione delle informazioni è tale da renderci molto difficile l'esercizio del leggere tra le righe e dentro le righe. Da qui la considerazione che oggi esiste una Santa Sede, ma esistono tanti modi di essere cattolici che non sono individuali, sono di gruppo, nazionali, specifici, e che permettono di sentirsi cattolico avendo anche dei comportamenti e delle idee completamente diverse, cosa che sarà forse effetto della espansione della Chiesa dal suo giardino storico, cioè da questa Europa al resto del mondo, ma certamente non credo che molto unisca un cattolico africano e un cattolico americano, che poi è un mezzo protestante per dirla tutta, e nemmeno su certi temi, non so, la morale sessuale oppure il rapporto con alcuni regimi, non credo che ci sia molto di simile tra persone, anche sacerdoti, che si sentono e si riconoscono pienamente cattolici. Quindi questa sorta di scisma invisibile, o meglio di serie di scismi invisibili, credo che sia una realtà con cui bisogna fare i conti, e anche gli attacchi personali che alcuni cardinali rivolgono senza nessun tipo di remora, senza nessun segreto, dovremmo dire, al Papa o tra loro, con accenti non sempre urbani, è un segno appunto di questo rivolgimento interno che speriamo possa produrre, come diceva prima Padre Giovanni, un passaggio, perché credo che specialmente in questo paese sia interesse di tutti che la Chiesa continui a funzionare e ad esistere e non sia invece l'inizio di una fine. E uno degli aspetti più critici della presenza attuale della Chiesa nel mondo è il rapporto con le guerre. Papa Francesco ha avuto quelle parole profetiche ormai più di 10 anni fa sulla terza guerra mondiale a pezzi, che
in buona misura stanno diventando realtà. Cioè non siamo nella terza guerra mondiale, ma si possono vedere pezzi che si ingrandiscono e si sommano e che sembrano fuori controllo. E qui, lo dico da laico, si sente molto la mancanza di una parola efficiente della Chiesa. Per efficiente voglio dire che produca qualcosa. Ricordo il discorso di Paolo VI alle Nazioni Unite nel 1966, «Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre», cioè la Chiesa ha sempre fatto della sua vocazione alla pace uno dei suoi temi esistenziali, uno dei suoi segni di riconoscimento. Adesso la parola pace direi che sia quasi omessa, non tanto e non solo dal vocabolario della Chiesa, ma dal vocabolario pubblico. Si parla di come continuare una guerra, di come armare o combattere, insomma l'orizzonte si è drammaticamente abbassato e purtroppo questo abbassamento dell'orizzonte, questo schiacciamento del passato sul presente e il futuro quindi viene annullato, è uno dei momenti credo più bui della storia umana. Non si può vivere in un presente eterno perché significa continuare a immaginarsi confitti in un destino, e grazie a Dio non siamo confitti in un destino, però se ci configgiamo in questo destino, insomma, ce la possiamo prendere solo con noi stessi. Beh, certo, una volta i papi proclamavano le crociate o benedicevano le bandiere di guerra, ma nell'epoca moderna e contemporanea, in particolare nelle guerre mondiali e nella guerra fredda, la Chiesa, pur avendo sicuramente delle simpatie per una parte piuttosto che per un'altra, ha sempre mantenuto una comunicazione di pace. Adesso non dico che non abbia questa comunicazione, ma dico che però prima di tutto si esprime in modi spesso contraddittori. Parlo del Papa ovviamente, ma non solo del Papa, ma si esprime soprattutto in maniera inefficace. Cioè qualsiasi cosa dica il Papa resta lì, non c'è un effetto come ci potevano essere nelle parole dei suoi predecessori impegnati su questo fronte. E perché non c'è colpa del Papa? Forse, ma credo che sia molto più colpa della Chiesa nel suo insieme, che evidentemente non ha la capacità di esprimere questa necessità di pace, che non vuol dire fare una mediazione, intendiamoci. Sì, certamente le mediazioni sono utili, importanti, ma significa tenere accesa la visione del futuro, perché se la guerra diventa il fine della guerra, se cioè non è una preparazione di una pace che chi combatte presume essere superiore al suo grado di pace precedente, allora diventa una pura follia, un puro massacro, come vediamo purtroppo in queste settimane in Ucraina, in Israele o Palestina, che dir si voglia. Questo lo vediamo per esempio. Beh, insomma, voi avete qui a Bologna, il Cardinale Zuppica ha fatto una missione meritoria presso le autorità ucraine e russe, che è stata scambiata per una mediazione di pace. Certamente non lo era né nelle intenzioni né nelle possibilità. È stata una missione, ma questo ve lo potrà dire, ve l'avrà già detto Matteo Zuppi, che non pretendeva di sciogliere dei nodi che la Chiesa non può sciogliere, quelli appunto dei motivi di questa guerra, ma di dare un aiuto a chi, per esempio i bambini, i ragazzi rapiti dai russi, era più esposto alle conseguenze di questa guerra. Quello che invece io non vedo e che considero grave non tanto dal punto di vista della Chiesa, ma dal punto di vista del mondo, è appunto un'autorità come quella del Papa, che al di là delle confessioni o anche degli ateismi è comunque una voce che normalmente viene udita e ha una sua eco, resti in qualche modo soffocata al suo interno. Il Papa parlava e parla di Chiesa in uscita. Io francamente non l'ho vista molto uscire questa Chiesa, oppure se è uscita non ha comunicato in maniera audibile e poi fattiva questa sua uscita, se per uscita si intende anche la trasparenza. La trasparenza intesa però non semplicemente da un punto di vista verbale,
ma anche come un'offerta di sé a un mondo che ha bisogno di te. E quando il Cardinal Martini diceva che la Chiesa è indietro di 200 anni, forse voleva proprio segnalare questo, cioè che i tempi della Chiesa e i tempi del mondo non sono sincroni. E quando i tempi della Chiesa e i tempi del mondo sono diversi, allora è inevitabile che la Chiesa non abbia molto effetto sul mondo e il mondo invece abbia un effetto di retroazione negativa sulla Chiesa. Non voglio ovviamente fare nessun tipo di pronostico sul futuro, dico però che questa voce riconosciuta e rispettata che ci richiami alla necessità di uscire dal presentismo che ci soffoca è una mancanza di cui tutti soffriamo, qualsiasi sia la nostra fede o la mancanza di fede, perché quando un'autorità come quella del capo della Chiesa Cattolica ha richiamato la necessità di tenere aperto questo orizzonte, lo ha fatto senza, non solo senza ottenere risultati, ma soprattutto scatenando sui fronti opposti, russi, ucraini o chiunque altro, delle parole poco rispettose e non suscitando nel resto dell'opinione pubblica una reazione anche pratica che altre volte invece suscitava. Penso anche ad alcune contraddizioni logiche, per esempio quando Papa Francesco ha parlato di bandiera bianca che l'Ucraina dovrebbe sventolare e poi ha detto così cominciamo a negoziare, non riesco a capire come possa essere legato la resa al negoziato. Semmai se tu ti arrendi non sei completamente nella disposizione del potere altrui, su che cosa negozi. Se invece, come io credo, l'intenzione del Papa era di mettere l'accento non sulla bandiera bianca ma sul negoziato, beh allora sì, questo diventa un discorso quantomeno di principio, non solo accettabile ma che anche rientra proprio in quella che è la vocazione della Chiesa Cattolica. E purtroppo così non è stato, così non è stato quando per esempio il Papa diceva del NATO che abbaia alle porte della Russia, con ciò prendendo evidentemente una posizione molto critica verso l'Occidente, che è perfettamente spiegabile anche con il suo contesto culturale, storico, geografico, ma appunto ha poco di ecumenico e soprattutto non è efficace. Un'ultima considerazione, che più che altro è una domanda che faccio a Massimo. Allora, l'archivio segreto è diventato archivio apostolico. Chiunque, almeno ricordo anche storie di famiglia mia, poteva accedere precedentemente agli archivi segreti con un permesso, naturalmente non è che chiunque passasse per strada poteva accedervi. Ma io credo che il segreto non consista tanto nel concedere l'accesso, il segreto o non segreto, non consiste tanto nel concedere l'accesso o non concedere l'accesso, ma nel far sapere che cosa c'è effettivamente a disposizione di tutti. Perché se io cerco qualcosa di cui conosco l'esistenza e so che è in quel posto, che ci deve stare nell'archivio segreto, è una cosa. Ma qui la domanda. Noi sappiamo tutto quello che c'è in quegli archivi? Monsignor Pagano, questa è una mia curiosità, ti ha dato in qualche modo l'elenco completo di quello che c'è negli archivi, ammesso che esista, oppure lui stesso non sa quello che copre? Allora, dovete sapere che Lucio è una delle prime persone a cui ho fatto leggere il libro prima che venisse pubblicato, come faccio spesso perché siamo amici da più di mezzo secolo. E non è una battuta. Devo dire, la sua domanda è una domanda un po' provocatoria, perché pensare che Monsignor Pagano sappia tutto quello che c'è lì dentro, lo possono sapere per sommi capi, ma secondo me è impossibile. Cioè, noi abbiamo pubblicato sul Corriere della Sera, sulla lettura, una lettera di un gesuita tedesco, Lothar König, che rivelava la rete dei lager alla fine del 42 al segretario Pio XII, ed era un documento
che da anni ristagnava nell'archivio parallelo della Segreteria di Stato, che avevano punzonato, che si stava rovinando. Quindi io credo che no, nessuno può sapere tutto quello che c'è, anche perché c'è una serie di documentazione che non è stata ancora aperta, perché di solito, a meno che il Papa non decida diversamente, lo spoglio comincia dopo 50 o 75 anni dall'arrivo dei documenti. Quindi c'è una massa ancora da inventariare che è enorme. Per cui questo no. Però devo dire sinceramente, se tu sai cosa vuoi cercare, tu lo trovi e te lo danno. E te lo danno. Quindi questo secondo me sfata un po' il mito che si tengono tutto nascosto. No, il problema è avere una guida, perché se tu vai lì e non sai cosa vuoi, ti perdi. Cioè entrare nel bunker è qualcosa che disorienta, perché è un labirinto di centinaia di metri di questi scaffali con le copertine marmorizzate, e ti devono spiegare che lì ci sono tutti gli archivi dei nobili romani che non hanno più soldi per mantenerli, quindi li hanno regalati al Vaticano. Lì ci sono tutte le nunziature degli Stati Uniti che hanno un altro modo di inventariare le cose e quindi arrivano in ritardo. C'è tutta un'ala, quella detta dei soffittoni, che non è nel bunker ma in alto, sotto i soffitti di un palazzo, sempre dentro il Vaticano naturalmente, dove ci sono migliaia di volumi a partire dall'Ottocento, alcuni dei quali sono quelli che secondo Monsignor Pagano ha o compulsato o esaminato o comunque ha avuto notizia. Manzoni, quando ha scritto I Promessi Sposi, ha parlato della monaca di Monza, perché lì ci sono storie terribili che riguardano molti conventi, molti seminari. Quindi è una cosa sterminata. E io credo, tra l'altro, che non so se sia una cosa disperata questa di Monsignor Pagano, ma certamente è la voglia di dire bisogna che la storia sia affrontata in modo diverso, anche da parte del Vaticano. Cioè con una maggiore capacità di comunicare. Perché poi, la cosa della trasparenza, purtroppo tu hai citato dei casi, Lucio, ma ce ne sono altri, ce ne sono diversi. E non è un caso, tra l'altro, che nel libro c'è una violazione, tra virgolette, di questa scadenza cinquantennale nel dare i documenti, perché c'è un capitolo sui documenti portati via di nascosto da Hong Kong nel 2019, quando sono cominciate le proteste. Il Vaticano ha a Hong Kong una missione di studio, perché dal 1951, dall'arrivo dei Mao Zedong, non ci sono più relazioni diplomatiche. Di nascosto nel 2019 arrivò una lettera all'archivio segreto Vaticano, era ancora archivio segreto, nella quale si chiedeva di trasferire tutto l'archivio di Hong Kong all'archivio segreto, perché c'era il rischio che i cinesi potessero occupare e sequestrare i documenti, e con una triangolazione con l'annunziatura di Manila nelle Filippine, queste casse, e sono descritte nel libro col peso addirittura, mandarono tutti i documenti a Manila e da lì all'archivio segreto, perché temevano, e questo è successo dopo un anno che era stato sottoscritto l'accordo segreto e temporaneo di cui parlava Lucio tra Vaticano e Repubblica Popolare Cinese. Quindi vuol dire che poi anche in questo caso c'è una storia ufficiale, che è la storia di un Vaticano accusato di essere diventato, o comunque con un papato, diventato così post-occidentale da apparire quasi anti-occidentale e di essere subalterno alla Cina. E poi però c'è questo frammento di storia che viene fuori dall'archivio segreto, in cui questo stesso Vaticano, che ha stipulato un accordo con la Cina,
porta via di nascosto il suo archivio da Hong Kong e lo mette al sicuro nell'archivio segreto. Questo fa capire quante sfumature ci sono e come dia sempre una visione diversa della storia, che a volte è spiazzante. Comunque Lucio mi ha chiesto di andare a parlare con Monsignor Pagano per chiedergli di avere alcuni documenti. Infatti è quello che veniva da concludere, che Lucio stesso vada da Pagano, come ha fatto Massimo Franco. Grazie davvero per questa panoramica che ci avete dato, sia della dimensione di questo archivio segreto, sia dei problemi che anche la Chiesa ha oggi per mettersi in rapporto col mondo in cui noi viviamo. Sono problemi senz'altro molto aperti e noi in questi mesi ci siamo già occupati della Chiesa. È venuto prima Monsignor Ario Castellucci, vescovo di Modena, che ci ha parlato di questa dimensione sinodale della Chiesa, che dovrebbe dare un tipo di rapporti all'interno e all'esterno della Chiesa diverso, perlomeno, ma che è un rischio e anche un'opportunità, non sappiamo. Come Monsignor Tolentino è venuto a parlarci proprio del tema della speranza, che non è un chiudere gli occhi davanti alla realtà, ma nel guardare avanti, no? Io però vorrei richiamare una cosa. C'è un elemento che ancora, secondo me, permette di trovare l'identità della Chiesa nel confronto del mondo in cui viviamo. Ed è quell'insieme di insegnamenti che dalle encicliche sono venute e che costituiscono quello che noi chiamiamo la dottrina sociale della Chiesa. L'ultimo di ieri. Ieri è uscito un documento che significa, che si intitola Dignitas Infinita, in cui vengono riprese tutte queste posizioni che la Chiesa vuole avere per la sua identità nel confronto con il mondo. Certamente la situazione è complessa e varia, e come diceva prima Lucio, anche all'interno della Chiesa ci sono tante voci diverse, no? Bisogna camminare almeno con una stella polare, con un punto di orientamento abbastanza unitario. Ma dicevamo prima con Massimo che sarebbe interessante sentire anche quelle che sono il vostro parere. Abbiamo ancora un po' di tempo, se c'è qualcuno che ha non degli interventi da fare, hanno già fatti loro gli interventi, ma delle domande, possiamo ancora fare, abbiamo il tempo di poterle fare sia a Massimo Franco che a Lucio Caracciolo. Ecco qui una domanda, prima domanda. Solo una domanda, volevo chiedere a Caracciolo se, quando ha detto il Papa non parla chiaro, intendeva la chiarezza da parte del Papa o la chiarezza del mondo cattolico nel mondo attuale. Cioè, il mondo cattolico è rovinosamente diviso. Quelli che si professano cattolici e si sentono cattolici. Quindi, se questa chiarezza volesse dire da parte del Papa, però la domanda la pongo a lei, o dei cattolici, fosse più veramente più chiara, io temo che potrebbe essere una presa di posizione giudicata erroneamente, secondo me, politica. Cioè, non ho formulato chiaramente la domanda, ma per parlare chiaro bisogna prendere posizione. E non so se il Papa, ma più che il Papa, i cattolici. I cattolici non esistono più. Il partito dei cattolici non può esserci. Certo. E io lo rimpiango. Perché senza direttive ognuno vota dalle 5 stelle. Dunque. Ci porta troppo lontano. Non ho detto, oppure se l'ho detto mi correggo, che il Papa non parla chiaro. Ho detto che parla in modo non efficace, cioè quello che dice non produce effetti, e questo è il segno
più evidente della carenza di autorità di chiunque parli. Se io parlo ex autoritate produco degli effetti, se io parlo non essendo considerato autorevole è una mia opinione che cade in mezzo a tante altre. E questa è la cosa più preoccupante per un'istituzione che per definizione deve essere autorevole e quindi deve avere anche i suoi segreti, sottolineo. E poi mi è parso che vi fosse anche un eccesso di furbizia certe volte nelle dichiarazioni molto contraddittorie del Papa, cioè quello molto politico di dire una cosa e poi magari il suo contrario o nella stessa frase o a distanza di tempo, questo confonde la gente. Che cosa vuoi? Sto parlando del Papa, non sto, per carità, non sto parlando delle opinioni che moltissime e molto varie che ci sono nel mondo cattolico, però sto parlando del Papa in quanto capo della Chiesa e quindi come voce principale della Chiesa, che appunto anche in queste contraddizioni, forse anche in maniera inconscia, esprime queste diversità di visioni. Faccio un esempio, un Papa che nelle guerre si è sempre espresso in maniera molto chiara, molto diverso ovviamente dall'attuale, parlo per esempio di Giovanni Paolo II, insomma lui ha posizionato la Chiesa o per la pace o nemmeno troppo nascostamente per un certo tipo di guerra a seconda dei contesti. Ricordiamo la posizione della Santa Sede nelle guerre jugoslave, quando il Papa prese nettamente posizione per la secessione della Croazia e della Slovenia rispetto alla Jugoslavia e alla Serbia, anche per ragioni diciamo di scontro di civiltà, vogliamo chiamarlo così, o scontro di religioni. Ricordo la missione che lui ordinò appunto a Belgrado e a Zagabria a un alto prelato cardinale della Chiesa Cattolica che doveva valutare la situazione e lui torna dal Papa e dice: Santità, a Belgrado mi sembrava di stare in un paese, insomma in Russia, e in Croazia mi sembrava di stare a Vienna. Quindi insomma per un papa polacco era un po' difficile essere neutrale in quel caso, infatti la Santa Sede non è stata affatto neutrale. Nella guerra in Iraq la voce del Papa è stata abbastanza chiara e comunque quando prendeva delle posizioni le prendeva in modo efficace, poteva avere ragione, poteva aver torto, ma influiva come se influiva sugli eventi. Allora mi domando, un'istituzione come la Chiesa che ha sempre fatto geopolitica da quando esiste, altrimenti non saprei bene di che cosa stiamo parlando, che non riesce o non vuole, non sta a me giudicare, avere più influenza sulle cose del mondo, beh, insomma, mette in questione la sua ragion d'essere. Non è la mia intenzione. Prego. Chiedo scusa perché probabilmente in parte andrò fuori tema, però è un tarlo che io ho da una vita, quindi persone più autorevoli di voi credo difficilmente. No, forse una c'è, che è Monsignor Pagano, che però non è presente, a cui non potrei fare questa domanda. Tanti anni fa io ho letto un articolo, non sono neanche sicuro se era un libro o un articolo, forse mi erano abbonati a Panorama, quindi era il vaticanista di Panorama, e era un articolo su Pio XI. Mi è venuto in mente perché ascoltando il dottor Franco parlare, dove diceva che probabilmente il carattere di Papa Pacelli, di Pio XII, ha creato qualche problema anche dopo la guerra, perché era persona sicuramente non era Karol Wojtyla, mentre il suo predecessore Papa Ratti, che fra l'altro è stato un grande alpinista, ha aperto delle vie, la parete occidentale sul Rosa, la via italiana al bianco, che credo che nel 1889-1890 ci volesse un coraggio fisico, morale, una determinazione straordinaria. Ecco, la domanda era questa. In questo articolo si parlava di questo famoso discorso che Pio XI aveva pensato di fare, in cui addirittura Don Bravo, non credo, scomunica, ma fortissimo contro Hitler, sì, Stalin e Mussolini.
E poi si diceva che venne visitato, lui era molto malato, ma dal uno dei suoi medici personali che era il padre della Petacci, la notte prima. Io lo ricordo, ma è una cosa molto, molto vecchia. Questo discorso, Monsignor Pagano, lo sa, perché so che il segretario di Stato lo fece distruggere, credo. Grazie. E guardi, questo non lo so e non gliel'ho chiesto. E quindi glielo chiederò quando lo vedrò. Per cui, sa, non è facile fare tutte le domande quando si ha di fronte l'archivio segreto Vaticano. Un signore, durante una presentazione a Roma, a cui era presente anche Lucio, si è alzato chiedendo perché non avevamo parlato dei Cristeros in Messico. E lo ha rimproverato a Monsignor Pagano, che ha risposto: ma Massimo Franco non me l'ha chiesto. Sinceramente non era al centro di quello studio che stavamo facendo. Quindi se io posso aggiungere una cosa su quello che diceva Lucio in risposta alla signora. Signora, non c'è da rimpiangere il partito della Democrazia Cristiana, perché non esistono più le condizioni né interne né internazionali che lo rendano possibile. Quello che noi sottovalutiamo è l'impatto che ha avuto non solo sulla politica italiana, ma sulla Chiesa italiana la fine della Guerra Fredda. Fine della Guerra Fredda, fine del sistema proporzionale, hanno sbriciolato la finzione dell'unità politica dei cattolici. Una Chiesa che è sempre stata abituata alla cultura del et, si è trovata di fronte alla cultura referendaria dell'out-out, col sistema maggioritario, del quale non a caso Berlusconi è stato l'interprete più abile e più rapido, con tutto il giudizio si può dare sul piano poi morale. Secondo, perché non si ipotizza neanche un partito di cattolici? Perché la Chiesa sa benissimo che se andassero a contarsi prenderebbero il 3%. E che la categoria della religione non è più una categoria politica in Italia. E questo è positivo. Non si può scaricare sulla fine della DC la divisione dei cattolici. I cattolici, come diceva anche Lucio, sono divisi, ma lo sono divisi sui valori. E quindi è inutile rimpiangere qualcosa che non può esserci più. Il problema è andare avanti. E in caso costruire su nuove basi una presenza cattolica, ma stando molto attenti, perché dire che i valori cristiani sono quelli che ispirano un partito, oggi secondo me non sarebbe compreso, anzi sarebbe rifiutato dall'elettorato. Chiedo scusa per la parentesi. Un attimo. Grazie. Scusa un attimo, che c'era una domanda prima. No, volevo fare solo una domanda a tutti e due gli interlocutori, e sarebbe questa. Cioè, lei ha detto prima che il Cardinal Martini ha detto che la Chiesa è indietro di 200 anni. A me sembra che sia anche la politica indietro di 200 anni. Perché non si riesce, diciamo così, a risolvere una serie di problemi che mi sembra che si stiano un po' troppo addosso, ci stanno coinvolgendo in maniera particolare. Allora, voi che siete degli esperti, in maniera particolare il dottor Caracciolo, ma insomma, qual è, diciamo così, il problema per non risolvere una serie di problemi legati a quella che il Papa chiama la Terza Guerra Mondiale a pezzi? Grazie. Beh, domanda leggermente complessa. Innanzitutto il problema della Terza Guerra Mondiale a pezzi è che, a differenza delle due precedenti, e per fortuna, ripeto, non siamo ancora alla Terza Guerra Mondiale in tutti i sensi, si svolge contemporaneamente e spesso in modi apparentemente anche slegati intorno a noi. Purtroppo se ne aggiunge una all'anno, anche una ogni 6 mesi, quindi immaginare
una gestione di questo è un po' complicato e certamente non è un problema che può risolvere la Chiesa, ma mi interessa soprattutto la prima parte della sua considerazione sui ritardi della Chiesa e della politica. È vero, adesso, quella del Cardinal Martini era una profezia che può essere intesa in vari modi, ma intendeva sottolineare questa mancanza di sincronia tra la Chiesa e il mondo. Il fatto è che il mondo è diventato molto meno, sempre meno, direi, leggibile in chiave politica, perché la politica implica il senso di appartenere a una comunità in cui si esprimono opinioni diverse, qualche volta anche con la violenza, ma si esprimono opinioni violenze all'interno di una comunità che è appunto una comunità politica, della polis. E quello che sta venendo a mancare, e a mio avviso in termini abbastanza irrevocabili, almeno in quello che io riesco a vedere, è proprio la materia prima, il senso di comunità. Siamo più che mai chiusi nella nostra individualità. Noi, io ho una certa età, ma se penso ai miei nipoti, se vogliamo anche ai miei figli, ma soprattutto ai miei nipoti, insomma, se penso alla generazione Z, beh, questa è una generazione che è apolitica e quindi alla fine anche acattolica o areligiosa nel senso del legame della religione per definizione, perché nasce con il dito dentro al digitale e passa il tempo letteralmente chiuso in quel piccolo universo in cui si specchia con il resto del mondo, pretendendo di capirlo, ma essendo fortemente disinteressato a ciò che accade. E quindi tutte queste analisi di cui leggo, ma di cui ho anche testimonianza diretta, di adolescenti che si rinchiudono in forme depressive, anche suicide, hanno varie ragioni certamente, ma una è proprio la incapacità o impossibilità di costituire comunità e quindi di fare politica e se vogliamo anche di fare chiesa. Quindi non so se sia un ritardo o un avanzamento, certamente non c'è sincronia fra le cose del mondo e le cose di molte persone, di molti individui, non solo in Italia e non solo in Europa e non solo in Occidente, che sono affette da questa mancanza di affetto verso ciò che non è se stesso. Dottor Franco e dottor Caracciolo, avendo lavorato 10 anni in Cina, vorrei riprendere un momento il problema del rapporto tra il Vaticano, la Chiesa Cattolica e la Cina, brevemente. Io penso che la Cina, l'Italia e il Vaticano si siano comportati come ha fatto Silvestrini e Casaroli con la politica del martirio, della pazienza, con il comunismo e i paesi comunisti. È vero che in questi anni nessuno è soddisfatto completamente dell'accordo segreto con lo Stato cinese, però sono stati nominati 96 vescovi. D'accordo, il Vaticano chiedeva al governo una terna, la prima terna poteva non andare bene, della seconda terna ne è scelto uno, a Zhengzhou, dove erano i Saveriani. L'altra cosa che mi fa riflettere, ha fatto bene la Chiesa a salvare gli archivi di Hong Kong, ha ragione Franco, perché lì ci sono tutti gli archivi dei missionari in Cina. Noi abbiamo vissuto con Iannucci, l'unico ambasciatore cattolico che mi ha avuto a Pechino, i 100 anni dell'ospedale di Zhengzhou, fondato dai Saveriani di Parma. Era l'ospedale del cardinale. Oggi si chiama il primo ospedale del popolo, però ci sono ancora i Saveriani lì che lavorano e vivono e assistono i malati al primo ospedale del popolo, come noi, come lo io di Milano in oncologia. Credo che sia una lunga strada. Però il cardinale Silvestrini arrivò addirittura a chiedere che l'annunziatura da Taiwan, pur rispettando i cattolici di Taiwan, fosse trasferita a Pechino, e voi lo ricordate. Però ha salvato tanti rapporti segreti con il cardinale, con il monsignor Celli, di tanti vescovi che sono cresciuti, certamente piegando la testa anche ad alcune cose ingiuste, nei seminari che non sono controllati dalla Chiesa, sono controllati dal partito, però oggi i vescovi nominati sono nominati dal Papa. È un passo. Non sempre. Non sempre. Va bene, ecco, questo c'è stato il caso del vescovo di Shanghai che è stato scelto dai cinesi. Lo so, e il Papa 6 mesi dopo ha avallato una scelta fatta dal regime cinese. È un gesuita, però tutti gli altri ho francescani... Ho capito, ma mi scusi, che sia gesuita non me ne importa niente. Il problema è che è stato violato l'accordo su una delle più grandi diocesi cinesi. Quindi, mi scusi, bisogna essere molto chiari.
se vogliamo dire che il Vaticano ha scelto la strategia della distensione con la Cina quasi a ogni costo, va bene. Dire che è un patto uguale, ugualitario, no. Dire che milioni di cinesi cattolici del cattolicesimo sotterraneo non vengono perseguitati, secondo me non è molto vero. I cinesi hanno arrestato il cardinale Zen di 92 anni perché era considerato favorevole alle proteste di Hong Kong per la libertà. Quindi Monsignor Celli una volta mi ha detto una cosa molto indicativa. Ha detto: noi siamo entrati in Cina prima che si chiudesse del tutto la porta, perché loro vedevano l'involuzione cinese con Xi Jinping. Cioè, noi dobbiamo saperlo sempre, che quando stringiamo la mano alla Cina, la nostra mano sanguina, perché noi siamo sempre dalla parte della lama. Il manico ce l'hanno loro. Allora, questo va detto con molta chiarezza e va detta anche un'altra cosa. Perché la mediazione papale non sta funzionando? Primo, perché il Vaticano non può far miracoli, paradossalmente. Il Vaticano può esercitare il suo potere soffice, soft power, se le parti vogliono la pace. Allora il Vaticano ha un grandissimo ruolo, ma se le parti non vogliono la pace, il Vaticano è impotente. Si è visto con l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, mandò Echegaray da Saddam Hussein e Pio Laghi da Bush. Non successe nulla perché c'era già la decisione di fare la guerra. Qual è, secondo me, l'elemento che oggi aggrava l'impotenza vaticana e la sottolinea? Primo, che la religione è un fattore di divisione e non di unità. Questo vale sia per quanto riguarda l'Ucraina, dove c'è un'ortodossia spaccata dal nazionalismo, e stia tranquillo che gli ortodossi non permetteranno mai che un cattolico riesca dove non riescono loro, perché c'è una competizione feroce tra ortodossia e cattolicesimo. Secondo, perché il Papa non è percepito come un mediatore, perché è inutile dirlo, per la sua formazione argentina, latinoamericana e peronista, il Papa è anti-Stati Uniti, o comunque è percepito come tale. E quindi, da una parte, la NATO, l'Occidente, lo guardano con diffidenza. Dall'altra, la Cina e la Russia non hanno nessuna intenzione di concedere qualcosa. Questo, secondo me, aggrava tutto. Ma bisogna essere molto attenti, perché pensare che un Papa che dice che la NATO abbaia ai confini della Russia e poi pensare di fare una mediazione, non si riesce. Il Papa ha mandato il cardinale Zuppi negli Stati Uniti, è stato ricevuto da Biden, l'ha mandato in Ucraina, è stato ricevuto da Zelensky, l'ha mandato in Russia, è stato ricevuto dalla commissaria per i diritti dei bambini che sono stati sequestrati a centinaia di migliaia dai russi, e in Cina è stato ricevuto da un funzionario di quinto livello. Allora, questo Occidente che il papato tende a guardare con diffidenza, in realtà si è rivelato nei confronti degli emissari del Papa e del Papa molto più aperto e disponibile di quanto non siano stati i cinesi e i russi. E questo, secondo me, va tenuto sempre ben presente, perché pensare ad una equidistanza di fatto tra gli schieramenti, secondo me, è molto fuorviante. Bisogna sempre ricordare che Putin ha invaso l'Ucraina e bisogna ricordare sempre che Hamas ha ammazzato più di 1000 ebrei uno per uno, stuprato le donne e ha ancora in mano gli ostaggi. Quindi guardare queste situazioni con il bilancino della pace, astraendola dalla realtà, secondo me è una cosa molto fuorviante e alla fine anche molto rischiosa. Scusate.
Lei ha ricordato degli esempi luminosi di diplomazia vaticana, anche segreta, come quella del Cardinal Casaroli e del Cardinal Silvestrini. Il punto non è non fare diplomazia segreta, si è sempre fatta e sempre si farà. In alcuni casi, anzi, è fondamentale, specialmente quando non ci si può parlare. Per esempio anche il Cardinal Wyszyński, piuttosto che lo stesso Wojtyła, facevano dei compromessi con il potere comunista per tenere tanto in vita alcuni cattolici e anche la Chiesa Cattolica in Polonia. Quindi non è questione di... Quello che non si può dire, secondo me, è di dire che non devi più avere segreti, che ti devi aprire a tutti, eccetera, e poi fare gli accordi segreti. Le due cose non stanno insieme. Quindi, ok, bisogna fare dei compromessi, ok, alcune cose non si possono dire, ok, il fatto di non dirlo è anche un segno di autorevolezza, però non puoi contemporaneamente raccontarti come chi apre tutto, porte, finestre e quant'altro. A parte anche il fatto che seppure lo decretasse il Papa non potrebbe farlo. Cioè, non ci sono altri momenti, ma veramente di domande ce ne sarebbero tante da fare, perché la situazione, come volete, più si va avanti, più diventa complessa e più va sempre cercato quelle che sono le basi di un rapporto corretto tra le diverse parti, sia sul piano politico sia sul piano ecclesiale. È certo che nella situazione internazionale manca un elemento che possa fare da una trattativa autorevole. Il Papa non è autorevole nel mettere insieme i paesi belligeranti, non è autorevole neanche l'ONU, non esiste un organismo internazionale capace, quella che si chiama una terzietà che possa fare questo, e questo è sempre stato denunciato anche dalla Chiesa. Però bisogna andare avanti, mi sembra anche questo, di poter concludere questa sera, andare avanti con concretezza, con realismo, guardando alla realtà senza maschere, senza coperture, e il richiamo alla trasparenza rimane ancora un richiamo valido. Dobbiamo, dal punto di vista ecclesiale, cercare sempre di guardare quello che ci può unire, oltre a quello che ci divide tra di noi. Credo che questa esperienza dell'archivio, che è stata fatta ed è presentata in questo libro, questa esperienza sia un elemento sulla linea di quello che va fatto per il rapporto tra la Chiesa e il mondo in cui noi viviamo, perché ci sia maggiore correttezza e maggiore trasparenza. Quindi accogliamo intanto questo documento e cerchiamo di portare avanti il rapporto tra Chiesa e mondo contemporaneo come in modo alternativo tra luci e ombre, come appare anche questo dal libro di Massimo Franco, tra luci e ombre, si possa dare alla Chiesa quello che è il suo ruolo, quello di annunciare al mondo un regno che non è un regno umano, ma è il regno di Dio. Grazie a tutti, buonanotte.